La vita è seria, e dove si vede che la vita è seria? Dalla serialità che abbiamo nelle cose piccole, nel poco. Ma se uno mette la fala cresta, se uno comincia a interpretare, allora è fritto. Pensiamo, le cose piccole sono tutte stupide, no? Tutte banali. Leggete Francesco Saverio, quando scrive ai seminaristi che stanno a Goa: se non siete capaci di vincere voi stessi nelle cose piccole, piccole, lavare i piatti, lavare i bagni, se non obbedite alle cose piccole e banali di tutti i giorni che vi dicono i vostri superiori, pensate che potrete venire in Giappone, potete venire dove qui a fare cose grandi? No, da lì si vede, dalle cose piccole, non dalle cose grandi. Il demonio fa fare anche miracoli. C'è un cavallo, si vede alla fine. Un cavallo si vede quando parte, si vede alla fine che arriva primo. Allora la cosa che sta dicendo oggi il Signore a te, a me, a tutti noi, è: come vivi le cose piccole? Il demonio ha un potere enorme su di noi, ci fa sempre uscire fuori dalla realtà. Dice che erano vicino a Gerusalemme e molti pensavano che il regno di Dio già sarebbe arrivato. Questo è esattamente quello che pensi tu, quello che penso io. Noi siamo nella chiesa, siamo davanti a Gerusalemme, anzi la nostra vita, già pensiamo che Dio debba manifestarsi da un momento all'altro. Questo in greco è interessante perché è lo stesso verbo che si usa quando Gesù fa i miracoli, e subito guariscono, cioè un'immediatezza, subito, subito. Questo subito in questa generazione è terribile, perché ho in mente una tentazione, chiamiamola, anche solo un'immagine sessuale. Adesso un ragazzino di 14 anni, 13 anni, un attimo è turbato, come normale che sia, ma anche più grande. Prendi questo lo smartphone e con uno, due tocchi, già sei nell'ambiente pornografico, già sei nella pornografia, già puoi dire le cose più perverse. E non c'è bisogno neanche, cioè non è che tu devi lottare, devi... No, neanche lo pensi, cioè tutto fa punkete, punkete, faccio un touch e ascolto la musica che voglio, e sei tutto il tempo con un cretino, la trum 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 trum, poi tocchi quello, 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 tutto subito nelle mani, tutto subito, altro che piccole cose, altro che la fatica, il sacrificio, il dolore, la sofferenza dell'entrare nella vita, nella storia, no? Tutto subito. Questo è quello che volevano gli ebrei, quello che aspettavano gli ebrei, per quello andavano con Gesù Cristo, perché pensavano che da un momento all'altro li avrebbero... Il regno di Dio significa il contrario del regno dei Romani, è pace, prosperità, soldi, salute, il cielo, ma qui, per questo è quello che vogliamo noi, questo sempre scappiamo. Scappiamo costantemente. L'unica forma di avere il regno qui è scappare in un regno illusorio, un regno di illusione. Siccome tuo marito non cambia mai, siccome tua moglie non cambia mai, i tuoi figli sono quello che sono, siccome il tuo fisico è quello che è, siccome il tuo carattere è quello che è, siccome la tua storia, la mia vita è quella che è, non mi piace, siccome devo faticare, siccome non cambia, il lavoro non cambia, cioè nel cuore dell'empio parla il peccato, dice. In ebraico dice, nel cuore, il cuore è la sede non dei sentimenti, per un ebreo il cuore è la sede della ragione, è dove si decide cosa fare. Nel cuore dell'empio, cioè di chi ha tagliato con Dio, di chi non ha già Dio come orientamento, nel cuore dell'empio dice c'è l'oracolo del peccato, cioè c'è la profezia del peccato. Allora dice il Signore, qui interessante, dalle tue parole ti giudico, perché la bocca parla della pienezza del cuore. Allora se dentro di me parla il demonio, se dentro di me parla il peccato, cioè il male, se dentro di me profetizza, dice l'ebraico di questo salmo, cioè se si fa una profezia, un'interpretazione della vita, il demonio, quindi il peccato, dalla mia bocca esce quello. Che cosa? Che Dio è cattivo, che Dio è malvagio, che Dio non semina e mi chiede quello che non semina. Quante volte tu lo pensi? Non posso studiare perché mi chiede quello, se non mi dà la possibilità. Se con una mina cosa vuoi che faccio? Non mi ha dato niente. Mettimi nelle condizioni di amare, mettimi nelle condizioni di studiare, non con quel professore, non con questo carattere, non con questa situazione familiare, no, mettimi nelle condizioni di perdonare mio marito. Ma mio marito mai una volta che mi chiede perdono, mi tradisce costantemente. Il cuore dell'empio parla il peccato. Non posso fare la volontà di Dio. Dice tu, è bellissimo il Vangelo che parla tutto termini di commercio, cioè non posso trafficare, ma per trafficare io devo impegnare, si dice, no? Cioè devo fare degli investimenti, quello significa. Allora devo rischiare, no? Cioè se io voglio crescere, se la mia impresa deve crescere, io non posso stare lì a fare i calcoletti un euro, rimarrò così con un guadagno irrisorio. Ma se voglio, come dice il Signore, moltiplicare, la tua mina ha dato altre 10 mine. Vuol dire che questo ha rischiato tutto, cioè ha messo tutto quanto, ha fatto un investimento quasi al buio, ha detto punto su questo prodotto. Ma come, questo prodotto non vende? Venderà, e se vende sono io l'unico che ce l'ha. Rischi, cioè rischio il perdono, rischio di obbedire. E ti dico che non fumare, non fumi,
in quella cosa così stupida, piccolina, le cose piccole, il fedele del popolo, e questo è ancora poco, tu avrai un successo enorme, cioè un guadagno enorme, perché attraverso quella piccola cosa, attraverso fare quella cosa piccola che tu non capisci, perdonerai, amerai, ti aprirai alla vita. Attraverso questa stupidaggine, questo un buon padre, una buona madre, insegna questo ai figli, a essere fedeli nelle cose piccole, un buon educatore in un seminario insegna questo, le cose più importanti è tacete, 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 anche del bagno ogni giorno, perché quando arriveranno le grandi, allora lo sai amare, naturalmente, perché si è aperto quel buco dentro di te attraverso cui passa la grazia, ma se il mio cuore continua a parlare del peccato, non passa la grazia. E continua a fare per conto mio. E non siamo falliti. Invece nel cuore dell'empio parla il peccato. Il peccato, che in alcuni casi è tradotto, cioè significa l'arco che fallisce, non fallimento, cioè l'arco è puntato. Quindi in questo caso la parola peccato è molto interessante, faceva venire in mente il Cantico dei Cantici, perché dice, è la situazione tipica del gregge di pecore che esce dalla via del pastore e si butta per una via che non conosce, piccola, no? La pecora perduta. E quindi perde il pascolo, perde l'obiettivo della sua vita. Ecco cosa sta dicendo oggi il Signore. Perché vivi? Puoi vivere oggi ripiegato su te stesso, pensando che questa Gerusalemme dove devi andare è il luogo del tuo fallimento, perché Dio comunque i miracoli non li fa, perché è un malvagio. Oppure seguire il buon pastore. Il buon pastore che cosa fa a Gerusalemme? Quello che dice il Vangelo di oggi. Questo re va, muore, risorge e va a un paese lontano. Cioè passa prima nel mistero pasquale e poi tornerà. Ci sono molti che non vogliono lui e tutte le tentazioni che abbiamo, il mondo, la società, tante cose, no, che abbiamo nel cuore. Ma cosa importante qual è? Che a Gerusalemme c'è una porta aperta. Questo signore che è andato per diventare re ha lasciato dietro di sé una porta aperta. Io sono la porta. Dice il Signore, io sono il buon pastore, io sono la porta. Chi entra e esce attraverso di me trova pascolo, cioè trova il compimento della sua vita. Quindi cos'è la mia vita oggi? Passare attraverso, con lui attraverso la morte. Pensare nelle piccole cose. Rischiare la propria vita. Umiliarsi davanti ai fratelli. Obbedire. Attaccarsi a lui. Stare con lui per aprirsi alla vita. Unirsi alla propria moglie aprendosi alla vita. Non usando delle persone. Non ingannando. Tutto questo è impegnare, trafficare le mine. Ma nella mina che cosa c'è? C'è Cristo, la fede, lo Spirito Santo, cioè quello che lui già ha fatto. Cioè nella mina c'è tutto. Ma dici, no, io non ho la fede. Ah sì? No, è che tu la fede l'hai buttata via, che tu la fede l'hai nascosta, che tu la fede l'hai rifiutata. Ma io non posso, io non sono capace, io non ho, io... Certamente, ma chi non può? Chi non studia? Chi non è casto? Chi disobbedisce? Chi mente? Chi giudica? Chi mormora? È perché ha pensato male di Dio e ha nascosto la grazia per paura. Dal libro della Genesi noi sappiamo che la paura è l'effetto del peccato, non viene prima, Prima pecchi e poi ha paura. In questo qui ha paura perché già aveva peccato, perché nel suo cuore parlava il peccato. Dice, non ha timore di Dio. Qui si chiama 10 servi, 10 in Israele. È il numero minimo per un'assemblea, perché si possa proclamare la Torah nella sinagoga. Cioè, è la comunità. 10 vuol dire la tua comunità, la mia comunità cristiana. Non sei solo. A tutti, il Signore da te stesso. Ci chiama a vivere in comunità. Cioè, a vivere con la Chiesa, il corpo di Cristo, che già ha vinto la morte. Se ti togli da lì, significa nascondersi, significa accettare il demonio, non potrai nulla. Ma con la comunità, poi tutto. Chi nasconde la sua vita, chi la perde. Questa è un'immagine tipica anche della masturbazione, per esempio. Cioè chi si nasconde, perché chi vive per se stesso, no? Chi si nasconde, chi vive tutte le cose per dare piacere a se stesso. Che cosa fa? Perde tutto, quello anche quello che ha. Lo perde tutto. E si trova con un frustrato, alla fine, infelice. Chi invece impegna, rischia, riceve tutto. Per essere felice, abbandonati a Cristo oggi. Accogli questa parola. Entra con lui. Trastica questa mina. Non aver paura. O parla il peccato nel tuo cuore, o parla Cristo. Se parla Cristo, lui ha il potere di compiere quello che ti dice. Se ti dice fai questo, se ti dice oggi studia, se ti dice oggi lavora, se ti dice oggi obbedisci, dentro la parola c'è il potere che tu la compie. Vuoi? Se lo sarai, sarai felicissimo, sarai il suo giudice di questa terra. Come vogliamo vivere oggi? Come vuoi vivere tu questa giornata? Non si tratta di fare chissà che cosa, si tratta di fare quello che oggi davanti a noi è presentato. Entrare a Gerusalemme con Cristo è quello che Gerusalemme ci presenta. Lo vuoi fare? Cristo ti dà la possibilità. Cristo ti dà tutto, tutto. E vedrai tutti i nemici uccisi. Dette queste parole, il Signore va davanti e va verso Gerusalemme. Chi accoglie queste parole vedrà Cristo di nuovo ogni giorno entrare nel matrimonio, nel lavoro, nel cancro, nel rapporto con la propria fidanzata, entrare nel seminario, nello studio, nel ministero, nella missione, entrare a Gerusalemme, e Gerusalemme si compie il mistero pasquale. Amen e grazie Don Antonello, buongiorno a tutti quanti voi della pagina Amici di Gesù. Oggi è il 18 novembre 2020,
mercoledì della 33esima settimana del tempo ordinario. Si ripete il Vangelo di domenica, i talenti che il Signore ha dato a ognuno di noi. Una piccola riflessione: il talento è Gesù Cristo e la vita stessa che ci è stata donata. Non seppelliamoci prima del nostro momento, perché seppellire i talenti significa seppellire noi stessi, quello che ci è stato donato, cioè la vita, e non farla fruttare. Io volevo ricordare di iscrivervi al canale di Amici di Gesù se non l'avete già fatto e di condividere questo commento se ritenete che sia utile a qualche vostro conoscente, amico o parente. Vi ringrazio tutti, vi auguro una santa giornata da Emilio.